Bentrovati amici di Trieste Caffè, oggi direttamente dal post regata che è andata benissimo, ha vinto Arca, un grandissimo successo. Adesso siamo in compagnia di Mauro Germani e Alice Predonzani, grazie mille per essere qui. Grazie a te per aver avuto la possibilità di essere qui, siamo molto emozionati di poter raccontare un po' quello che è il nostro ambiente e ciò che ne concerne, insomma. Grazie a voi per averci dato questa opportunità di spiegare qual è il nostro sport e la collaborazione con Balcolana. Bene, voi avete iniziato questo sport, il canotaggio, a che età? All'età di ormai 13 anni, con i corsi estivi classici che fanno i ragazzini appunto per non annoiarsi d'estate, e poi pian piano sono passata all'attività agonistica e ho iniziato appunto a fare canotaggio seriamente, ed è un bellissimo sport. Tu invece? Anch'io ho cominciato d'estate con i corsi, poi pian pianino andando avanti sono spostato nella squadra agonistica. Quindi voi avete iniziato con magari qualche giornata d'estate, con calma, prendendola come un gioco in sostanza, e poi è diventata una grandissima passione. Sì, esattamente, diciamo appunto come hai detto tu, pian piano si inizia magari facendo due volte a settimana, tre appunto assieme a tutti i ragazzini, e poi chi se la sente chiaramente decide pian piano di passare magari a 5 volte a settimana e poi a fare tutti i giorni, andare giù e allenarsi. Com'è essere agonisti, comunque dei professionisti? Come ci si sente? Sì, ci si sente in realtà molto bene, anche se può sembrare una cosa molto difficile, magari anche sacrificante, che richiede comunque sì, molti sacrifici, è una cosa bellissima, perché la sensazione di riuscire a passare del tempo in compagnia e poi riuscire a fare molte amicizie è una cosa veramente magnifica. Che anche per me è la stessa cosa, è molto impegnativo da parte soprattutto energetica ma anche del tempo, perché bisogna sapersi organizzare sia anche per scuola che durante lo sport. È anche molto bello appunto dal punto di vista della compagnia, perché si sta molto assieme molto tempo della giornata e anche molto tempo della settimana soprattutto. Certo, immagino, quindi veramente un impegno a tempo pieno, 7 su 7 praticamente. Sì, esattamente, letteralmente 7 su 7, sì. So che conosco alcuni canottieri e fanno anche due allenamenti al giorno. Allora sì, magari sotto periodo di gare più importanti come possono essere, non lo so, dei meeting nazionali o dei campionati italiani, sì, è magari richiesta magari un allenamento prima di andare a scuola e magari scendere giù poi anche il pomeriggio per fare una sessione di integrare questo allenamento. Siete dei supereroi in sostanza, perché veramente pochissimi hanno la voglia e la forza di fare uno sforzo tale. Quindi siete veramente bravissimi. Per voi questo è il primo anno in Barcolana? Beh sì, abbiamo fatto appunto la prima edizione della Barcolana Beach Sprint, che è stata una gara a livello promozionale di una nuova disciplina che sta prendendo molto piede, popolarità, e tant'è che sarà alle Olimpiadi. Sì, esattamente, a Los Angeles nel 2028 sarà presente appunto alle Olimpiadi. Sì, è il primo anno in Barcolana, è stato molto bello, soprattutto anche divertente, essendo uno sport rispetto al canottaggio tradizionale molto più dinamico e molto più breve di durata, dato che la gara è un quarto della gara normale di canottaggio. Certo, certo. E la Barcolana per voi quanto può essere utile per promuovere il vostro sport? Secondo me può essere estremamente utile, infatti possiamo vederlo già da come quest'anno, ad esempio a Lignano dove abbiamo fatto questa gara, c'erano molte persone interessate all'evento, e secondo me è fondamentale riuscire a appunto ampliare magari le persone che riusciamo a raggiungere attraverso l'evento della Barcolana. Certo. E voi consigliereste mai questo sport a dei bambini che si stanno approcciando magari per gioco come avete fatto voi? Io lo consiglierei molto, perché appunto aiuta a gestire la propria vita, a gestire il proprio tempo e anche ad aumentare le amicizie e anche a crescere come persone, dato che si diventa molto responsabili di se stessi e del proprio tempo. Certo, quindi sì, è una vera e propria crescita personale. Quali sono invece le emozioni per voi per questa Barcolana? Come l'avete vissuta? Qual è il più bel ricordo che avete? Allora, di questa Barcolana l'ho vissuta molto bene, chiaramente tra l'altro tra varie partecipazioni a vari eventi, che non so, magari andare a ballare, cose così. E forte emozione anche perché
partecipare, magari prendere parte a un evento così importante che, come sappiamo, la Barcolana è la più grande regata al mondo e quindi insomma una forte emozione. Anche per me è stato molto emozionante, tra divertirci qua in città e anche nello sport, appunto è un evento che mitica entrambi questi aspetti e poi anche stati uno dei primi equipaggi a aver partecipato a questa unione della Barcolana come regata di vela con anche altri sport nautici come il nuoto, appunto il beach sprint, è stato molto bello. Bene, benissimo, veramente ancora complimenti per tutto quello che fate, per me siete degli eroi veramente. Anch'io ho praticato tennis per 11 anni a livello agonistico ed era un impegno anche quello, però essere canottieri è ancora un altro mondo, è molto più impegnativo, siete nella natura vera e propria e il mare comanda, quindi siete veramente, diciamo, dei marinai ottimi, chiamiamo così, dai, però ovviamente voi avete la marcia in più, secondo me. Beh, grazie del complimento. Grazie del complimento. Magari non dico che ci sentiamo come supereroi, però insomma siamo fieri di fare questo sport, certamente. Bravissimi, continuate così e continuate con la vostra opera, mi raccomando, allora si punta sempre più in alto. Sì, sì, diciamo di sì, certamente. Oh. Si punta sempre, sempre al massimo si punta. Bene, non si molla, non mai. Si molla. Mai, no, mai, 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 mai. Benissimo. Grazie mille per essere stati con noi. Alla prossima, ci vediamo a brevissimo, allora così ci aggiornate con le prossime gare. Grazie mille per averci seguito, a tra pochissimo.